Parte oggi la nuova campagna sociale della TGR, tema della settimana, le opere compiute e incompiute della Puglia. Cominciamo da Molfetta, dal suo nuovo porto commerciale. Da anni aspetta di essere completato, intanto sono già stati spesi diversi milioni di euro. Vediamo con Vito Giannulli. Dobbiamo recuperare l'opera e la dignità di una città che deve avere il suo porto al meglio. L'opera è il porto commerciale di Molfetta, cantiere fermo dal 2013 quando la magistratura lo sequestrò. La dignità perduta sono i tetrapodi di cemento armato che cadono in acqua, le punte del molo che si stanno sgretolando, i cassoni che bisogna riempire d'acqua per evitare che possano fluttuare e disancorarsi, insomma, la grande incompiuta. Se pensiamo che non c'è mai stato un business plan, la dice lunga su come non soltanto qui nella nostra città ma in generale in Italia si fanno investimenti utilizzando risorse che sono di tutti i cittadini. Sono miopi e provinciali, non capiscono che quando di qui passerà la via della seta i cinesi pagheranno le banchine a peso d'oro, replica agli oppositori la persona che ha voluto il porto più di ogni altro, il senatore. A Molfetta lo chiamano tutti e solo così. È Antonio Azzollini, parlamentare in carica per Forza Italia, due volte sindaco, il consigliere più ascoltato da Berlusconi quando si tratta di leggi finanziarie. Ora Azzollini, proprio per la vicenda del porto, è imputato a Trani per truffa ai danni dello Stato insieme ad un'altra quarantina di persone. Il dibattimento ricomincerà a gennaio. Questo è un pezzo già completato dalla banchina, ma il braccio dovrà essere ancora allungato di circa 100 metri. Al punto in cui sono le cose, 171 milioni di euro stanziati negli anni dallo Stato, 55 già spesi, opere lasciate a metà, ormai tutti sono convinti. Serva o non serva, la terza opera di ingegneria marittima per importanza in Italia negli ultimi decenni dopo il Mose di Venezia e il porto di Civitavecchia non può che essere completata. Il 15 dicembre si riunirà il plenum del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, da lì potrebbe arrivare il via libera al nuovo progetto.